In questo video rispondo alla domanda fattami da Silvana di Milano, che saluto, per cui allora la richiesta è: se una persona mentre ti ascolta e ti guarda chiude gli occhi, diverso dallo sbattere le palpebre, è un segnale di rifiuto dell'argomento? Allora, intanto in modo generico, cioè generalmente, chiudere gli occhi, anche se tutti lo facciamo, è un segnale di rifiuto, di distacco, di chiusura. Come coprire e sbarrare e togliere l'accesso ad ogni, diciamo così, fessura del nostro corpo, che sia naso, che sia bocca, occhi, addirittura orecchie, oppure zone intime, addirittura ascelle e seni per le donne, eccetera. Addirittura polsi e caviglie, se stiamo, non so, seduti per terra in spiaggia. Allora, chiudere gli occhi è un segnale di rifiuto quando viene fatto più del solito, più del normale. Tradotto, tutti sbattiamo le palpebre, facciamo così, però se noi sbattiamo le palpebre molto spesso, oppure questo sbattere le palpebre è più, diciamo così, continuato, nel senso che la chiusura dell'occhio dura più della norma, allora può essere un segnale di rifiuto. Lo sbattere le palpebre generalmente è un segnale di tensione. Diciamo che è più negativo che positivo, poi va verificato, nel senso che devi valutare, perché la tensione solitamente sfocia nel negativo, almeno razionalmente, però potrebbe essere anche una tensione positiva della serie: se io ti dico vieni a casa mia perché vorrei baciarti, magari tu fai tensione, poi però magari pensandoci dici beh, se mi metto a mio agio, magari è una cosa che potrei ritenere interessante, quindi ecco, li valutate. Allora, in questo caso, Silvana, domanda, a parte lo sbattere le palpebre, se è un segnale di rifiuto, chiudere gli occhi quando se una persona che ti guarda, nel farlo chiude gli occhi. Allora, ti faccio degli esempi. Se la persona quando ti guarda fa uno sbattito di ciglia, diciamo, chiamiamolo così, della serie un pochino più prolungato, tipo una cosa del genere, dice ciao, ieri sono andato e ho fatto, ecco, una cosa così più prolungata, che può rientrare nel chiudere gli occhi, perché sbattere le ciglia è diciamo così, quindi una cosa più prolungata così è come un chiudere gli occhi. Allora potrebbe significare un segnale di rifiuto, perché chiudo la connessione visiva con te, potrebbe essere un segnale di stanchezza, però in questo caso è magari accompagnato da espressioni di disagio del viso, quindi è una cosa del genere, oppure dura un po' più, cioè dura 6-7 secondi, quindi è come se la persona si prendesse una micropausa. Diciamo che non è un segnale positivo, è un segnale, diciamo così, negativo, ma non nei tuoi confronti. Ovviamente, se state parlando a lungo durante la notte, è un segnale che indica andate a dormire perché c'è poca interazione in questo momento. A volte potrebbe essere un segnale di rifiuto, nel senso che se tu mi parli, non so, ah, abbiamo fatto questo incidente, ora l'assicurazione dovrà pagarci, ma non so se ci pagherà tutti i soldi, ecco, adesso me lo invento. E nel parlare con questa persona su questo argomento fa una cosa tipo così. Potrebbe significare, oddio, adesso questo è un bel problema, quindi è un segnale di rifiuto. E ovviamente anche se tu dici vorrei proporti questo contratto, vorrei proporti di sposarti, non so, e magari la persona fa così, è come se dicesse oddio, oppure oddio, me lo chiedi un'altra volta. No? Mettiamo che io sento, ah, c'è questa proposta, io faccio così, dico, mannaggia, ancora mi fa questa proposta, non ha capito che è no, o che voglio questa determinata cosa per dire sì. Ecco, in questo caso può essere un segnale di rifiuto. A volte è utile, anzi sempre è utile, associarlo all'oscillazione del busto, o diciamo così, fatta così con i piedi, adesso sto oscillando dalle caviglie, oppure così, adesso sto oscillando dal bacino, oppure vedete da così a così la testa tramite collo va indietro. Quindi se la chiusura degli occhi è fatta così, o così, o così, adesso ho esagerato, allora è un segnale di rifiuto perché c'è anche il segnale negativo dell'oscillazione indietro del corpo. Ok? Poi devi valutare se la persona lo fa mentre dici o fai qualcosa, perché
oppure se magari ricorda un impegno che aveva. Perché tu mi parli, andiamo insieme al cinema e io magari faccio così perché magari sto pensando, ah caspita, mi sono dimenticato di ritirare i soldi. Allora magari, tu cosa fai? Chiedi, in questo caso puoi chiedere, beh, oppure possiamo andare a teatro. Se poi l'altra persona dice no, no, va bene il cinema, allora non era un segnale di rifiuto riferito al cinema, ma a qualcos'altro. Oppure puoi cercare di capire prima se la persona è stanca, se la persona, non so, rifiuta l'ambiente o la situazione, perché magari rifiuta dove vi siete messi a parlare e non rifiuta te, oppure ha qualche altro problema. Ecco, questo rientra nell'essere un po' sensibile a quello che ti dà prima di parlare o di interagire con quella persona. Quindi cerca di capire come sta questa persona. Se ti dice questo periodo sono molto stanco, molti problemi, allora magari quei segnali o altri segnali come chiudere gli occhi, eccetera, possono essere riferiti anche a quei problemi, a quelle situazioni. In generale, se una persona fa una cosa del genere, sì, è un segnale di rifiuto. Nel particolare valgono le cose che ti ho detto. Ovviamente, come ogni altro segnale, valuta prima, cioè cerca di capire subito la persona e vedere quali segnali fa e quali segnali non fa, in modo da poter interpretare oppure no l'eventuale rifiuto o gradimento o il neutro, poi quando verranno fatti di nuovo. Quindi se vedi che la persona tende a farlo, magari appunto anche le lenti a contatto, roba simile, allora quando lo farà nei tuoi confronti, anche se guardandoti, non sarà un segnale di rifiuto. Ecco, spero di averti risposto, ci vediamo nei prossimi video.